Siamo ritornati dal nostro Nintendo Digital Event. Oggi non ci sono Giacomo e neanche Alberto, ma più avanti ci saranno, perché adesso sono in vacanza e io sono solo io. Poi a settembre iniziamo tutto, la magnifico. Vabbè, ora vi dico il Nintendo Digital Event. Ieri avete visto, sono andato a vederlo con la famiglia Nintendon, che hanno fatto al gameplay di Milano, in via Montenero, e c'era il Digital Event, facendo vedere con loro, che hanno fatto dei quiz, delle domande, si potevano vincere un po' di cose che vi potevate trovare lì. Ma adesso andiamo a vedere cosa è arrivato nel... cosa hanno detto nel Digital Event. Per cui andiamo a vedere, usiamo la nostra UIU. Allora, all'inizio sono arrivati fuori tipo pupazzini Muppets, Reggie, Miyamoto, Shigeru Miyamoto e Nintendo of Giappone, lui c'era il capo. E sono arrivati lì perché lui non è il capo di Nintendo Giappone, non si sente bene, non è bene con la salute, non passa bene la salute, e noi le facciamo le nostre più sentite di ritrovarsi e di riprendersi al più presto per altre novità. Vabbè, Shigeru Miyamoto, dato che nel Digital Event questi Muppets loro si sono trasformati tutto di colpo in Star Fox, i personaggi di Star Fox, è uscito fuori poi dopo Star Fox per Wii U. È molto bello Star Fox, è molto bello, ancora senza l'online ancora. Molto bello, e poi Miyamoto ha spiegato come gli è venuto questa idea di farlo, tutto. Infatti ha disegnato anche Star Fox su un coso da appendere lì lì in Giappone, in un loro... Vabbè, poi andiamo avanti. L'altro, hanno già detto che l'11 di settembre esce Super Mario Maker. Sarà una limited edition con... allora... dentro il gioco, il libro e anche forse l'amiibo, non si sa. Però quello che c'è, la foto per adesso, c'è solamente del libro e gioco in una scatola piccola, per il 30 anniversario, il 30° anniversario. E come lui già ha fatto i 30 anni, adesso c'è Super Mario, e fanno Super Mario Maker, dove potete fare, inventare voi come fare i livelli. Molto bello per tutti. Ma poi hanno fatto vedere Mario Tennis Ultra Smash, è bello, con persino i funghi, ci sono, che diventi grande. Sì, è tipo quello della Wii, sempre uguale. Poi una cosa che è bellissima, Mario e Luigi Paper Jack Baird, Jack Bros, bellissimo, perché c'è Paper Mario fatto di carta e più Mario normale, tutti quanti aiutarsi a fare, bellissimo per tutti e bello per 3DS. Previsto nel 2016. Andiamo avanti. Poi è uscito Yokai, una cosa giapponese loro, Europa nel 2016 potrebbe uscire. Poi ha parlato quella che ha fatto gli Yoshi di lana, e ha fatto vedere che solo lei ne ha fatti 1 milione per tutti, per tutto il mondo, e saranno il 26, sarà nella limited edition 1 di Yoshi World in Europa il 26 arriva. Poi hanno presentato un tipo Mario Party 10, ma si chiama Animal Crossing con gli amiibo. Poi usciranno anche gli amiibo Animal Crossing,
Per cui ricordatevi che se volete prendere ci sarà una limite di riso con dentro l'amico di Animal Crossing. Poi hanno anche presentato ancora, fatto vedere altre novità, hanno fatto vedere Animal Crossing Happy Home. Happy Home, hanno fatto vedere che ci saranno le carte, un po' hanno fatto vedere, e un po' hanno fatto vedere anche un po' come si gioca alla serata dopo il Digital Event. Poi Xenoblade, ancora immagini hanno fatto vedere, ma poi un'altra cosa giapponese è uscita. Poi tutti quanti lo aspettavano e non pensavano che usciva, e ancora hanno aspettato, è uscito anche il Metroid Fredanton Preach, Metroid tutto nuovo, bellissimo. Tutti quanti non se lo aspettavano e alla fine hanno visto e non sembrava Metroid. Poi dopo è uscito fuori Metroid, bellissimo. Poi hanno anche presentato per il 3DS Harius Warius per 3DS, Legenda. Ci saranno anche quello di Zelda di Twilight Princess, tutti quanti quelli di Zelda, tutti insieme per andare a combattere. Poi è uscito anche Zelda 3 Heroes, che si potrà giocare in 3 giocatori con la 3DS sempre. Poi andiamo avanti. Allora, dato che gli Skylander quest'anno non hanno venduto tanto, infatti gli Skylander insieme a Nintendo si sono messi a fare solamente Donkey Kong con la sua auto, sapete che quest'anno è con l'auto, e anche Bowser con la sua auto. Bellissimi, perché sotto hanno una cosa che si ruota e diventa amico o Skylander. Con il gioco vanno Bowser con la sua aereo e poi Donkey Kong con la sua auto. Poi andiamo avanti. Niente, questi qua sono stati i giochi che sono stati presentati al E3 di Los Angeles. Allora ragazzi, vi dico di già, poi vi dico un'altra cosa meravigliosa. Se andate sul sito Nintendo e andate sul Digital Event che c'è sopra, andate alla pagina di Mario e mandate il video, potete mandare il video di la prima volta che avete giocato a Super Mario. Mandatelo, perché per i 30 anni di Super Mario, per l'anniversario di Super Mario, per cui mandatelo, così fate gli auguri, e vi può arrivare a casa una lettera come tipo compleanno con le firme di tutti, mia moto e tutti quelli che l'hanno fatto. Vi ricordo che niente di guardare voi cosa vi piace. Poi altri giochi sono usciti come Lego Dimension e Guitar Hero Live, poi Animal Crossing Festival. Tutti questi sono usciti. Per ora è tutto, ci vediamo stasera con il Digital dove proveranno tutti i giochi, e stasera live da Los Angeles, ed è tutto qua da Nintendo. È tutto, ci vediamo stasera. Commentate qua sotto i giochi che vi sono piaciuti di più del Digital Event. Ciao!